Benvenuti alla Track Big Mac, buon pomeriggio. E prima di passare la parola al prossimo speaker, intendo ricordarvi gli appuntamenti di oggi, che sono la poster session oggi pomeriggio nell'area ristorazione dove c'è il coffee break. Questa sera alle 21 ci sarà il Python Riddle nella sala Pizza Margherita, in cui in palio ho messo un MacBook. Inoltre vi ricordo che a seguito di un cambio nel programma, subito a seguire a questo talk, quindi alle 3:30, Nicola Iarocci si è reso disponibile per proseguire e approfondire il talk che aveva iniziato stamani a proposito delle REST API. Lascio adesso la parola a Roberto De Ioris, che ci parlerà di UWSGI e Nginx. Ecco. Allora, ciao a tutti, sono Roberto di Unbit, sono il lead developer del progetto UWSGI o UWSGI e un contributor del progetto Nginx. Quello che vi faccio vedere oggi è una serie di trucchi non per deployare un'applicazione Python, WSGI, come si vede spesso in giro, ma per deployarne decine, centinaia, addirittura migliaia su un numero N di macchine. Non è il modo definitivo di farlo, è un campo in cui c'è molta ricerca e più che altro si va molto per tentativi. Quello che voglio darvi è una serie di elementi che poi potrete combinare per costruire ambienti estremamente grandi, ma soprattutto scalabili. Allora, il primo consiglio che do è di identificare se state costruendo un ambiente trusted o untrusted. Cosa intendo? Parto dal presupposto che qualsiasi applicazione installate su una macchina possa far danni alla macchina stessa. Quindi comunque da quel punto di vista ogni applicazione è untrusted. Faccio la differenza tra trusted e untrusted perché se... un mio cliente, o diciamo un account, un'applicazione che installo su una macchina, ha la possibilità di danneggiarne un'altra, a quel punto entriamo in un ambiente non affidabile, non sicuro. Quindi bisogna cercare di capire il livello di isolamento che vogliamo dare ad ogni applicazione. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è valutare le risorse hardware che siano a disposizione, quindi la memoria, la CPU, lo spazio disco, la banda di rete disponibile e, sebbene sia ancora un argomento di ricerca, quanto banda il mio sistema di storage, quindi i miei hard disk fondamentalmente, hanno a disposizione. Terzo punto è quanti amministratori di sistema ho a disposizione, non perché più amministratori di sistema possono gestire più server, anche se in realtà è anche così, ma perché più amministratori di sistema ho, più amministratori di sistema devo formare, perché se ho due amministratori di sistema e uno non ha le stesse competenze dell'altro, di sicuro succederà qualche casino prima o poi, perché tutti dobbiamo dormire, tutti andiamo in vacanza, quindi è sempre meglio avere skill allineate tra tutti. Definisco poi una serie di regole. Per prima cosa cercate, anche se non è sempre possibile, di evitare di riavviare i servizi di sistema quando c'è un cambio di configurazione. Ad esempio il web server, penso ad Apache o Cherokee o Nginx stesso. Ogni volta che li riavviate vi state prendendo un rischio, quindi se potete evitatelo sempre. Cercate, ove possibile, di far fare il lavoro pesante agli utenti, parlo di configurazioni. Ovviamente questo implica che dobbiate scrivere della buona documentazione per metterli in condizioni di potersi configurare le cose. Dategli libertà, perché altrimenti ogni volta che non possono fare qualcosa, anche se nella vostra mente è giusto che non lo facciano, per loro è un disservizio. E soprattutto, come dicevo prima, un utente non deve essere in grado di danneggiarne un altro. Allora, perché Nginx? Prima di tutto perché è il web server che attualmente va più di moda e non mi vergogno a dirlo. È un web server potente, la sua architettura lo rende estremamente economico, che è una cosa che dovrebbe insomma starci a cuore a tutti, perché con un paio di mega di RAM può gestire diverse centinaia di connessioni, addirittura migliaia se è fatto un buon tuning sulla macchina. UWSGI e UWSGI, vabbè, lo faccio io, quindi c'è poco da inventarsi cose, però perché probabilmente è l'unico progetto che punta direttamente al massive, cioè a ospitare tante applicazioni insieme. Ovviamente Nginx attualmente supporta HTTP e HTTPS, nella versione di sviluppo è stato aggiunto il supporto per Speedy, adesso che diventi uno standard o meno non è dato saperlo, però potrebbe essere un valore aggiunto. Allora, come ho detto prima, uno degli obiettivi primari è evitare di stare a ricaricare le configurazioni del web server, che diciamo è la parte più esposta nell'ambiente ostile che è internet, e quindi inizio con questo tipo di configurazione.
Ovvero, non mi interessa quanti virtual host, quanti domini ho sul server, ogni richiesta che arriva viene passata a delle istanze WSGI dietro Nginx, diciamo. Utilizzando questa sintassi, $host è una variabile interna di Nginx che viene sostituita ogni volta ad ogni richiesta con il nome del dominio che si sta chiedendo. Se ad esempio richiedo example.com, Nginx prenderà la richiesta e la girerà al server WSGI in ascolto su questo socket, quindi /temp/example.com/socket. Parliamo sempre di un sistema trusted, quindi dove c'è poco isolamento tra le varie app. Queste qui invece, le prime tre righe, è un file di configurazione di WSGI abbastanza semplice e noioso, dove vedete ho configurato il socket e sotto lo avvio. Se non utilizzate WSGI vi consiglio sempre di partire con configurazioni estremamente semplici come questa. Non mi andate a prendere quei tutorial di 1000 pagine che ci stanno in rete, che fatti da bloghisti estremi, che vi portano subito a configurazioni veramente complesse, che addirittura faccio fatica io a capirle molto spesso. Problema 1. Vedete, in fondo ho lanciato WSGI a mano. Fare questa cosa per decine, centinaia, migliaia di processi è una rottura di scatole e soprattutto è difficile da gestire. Quindi la prima soluzione che mette a disposizione il progetto WSGI è l'Emperor. Fondamentalmente ci sono varie modalità di gestire. La più semplice è la prima che vedete, quindi meno Emperor, una directory. In questa directory voi potete mettere una serie di file di configurazione di WSGI, come questo che vedete in alto. Automaticamente l'Emperor, ogni volta che viene aggiunto un file, se ne accorge e avvierà l'istanza. Ogni volta che questo file viene modificato viene riavviata, e attenzione, viene avviata in graceful mode, cioè l'utente che sta visitando il sito non se ne accorge, perché se c'è una richiesta mentre c'è il riavvio si aspetta che la richiesta si concluda fino a un tempo massimo configurabile e poi si riavvia il processo WSGI, ovviamente per riavviare il codice anche, o quello per fargli leggere le modifiche al codice, eccetera eccetera. Quando rimuovete un file da questa directory l'istanza viene rimossa. Un altro modo, se volete fare configurazioni un po' più granulari, è quello di specificargli un glob path, quindi ad esempio in questo caso gli dico di prendersi tutti i file che finiscono con ini. Le istanze che vengono avviate dall'Emperor vengono detti vassalli. Non è che sono scemo e due nomi così per divertimento. Dare dei nomi specifici a determinati contesti aiuta in fase di assistenza tecnica, anche nella mailing list o per quelli che hanno supporto commerciale, perché se uno mi dice ho modificato il file di configurazione di WSGI, potrebbe riferirsi a mille cose. Se mi dice ho modificato la configurazione di un vassallo, capisco subito dove sta andando a parare. Come vedete qui, a differenza di prima, ho aggiunto lo user ID e il gruppo sotto il quale questo processo girerà. Quindi ho definito un utente sul sistema, customer 001, customer 002, eccetera eccetera. Ipoteticamente ho 10 vassalli, ho 10 clienti, ogni vassallo avrà UID e GID diversi, quindi ognuno girerà con i suoi permessi. Se avete bisogno che la stessa applicazione gestisca più domini, non create più vassalli, semplicemente aggiungete più direttive socket al file di configurazione. WSGI può fare il binding su un numero limitato di socket e con vari protocolli. Quindi in questo caso questa singola istanza, questo vassallo, quindi potrà gestire i domini example.com, foobar.it, wsgi.it, eccetera, eccetera. Ricordatevela questa cosa. Le risorse, quello che vedevamo nel punto 2, quelle hardware. Parlo di Linux ovviamente, ma negli altri sistemi operativi, FreeBSD, OS X, hanno altre tecnologie per farlo, non mi dilungo, quindi mi concentro su Linux. Linux mette a disposizione i control groups, cgroups. Fondamentalmente si tratta di un file system che montate nel vostro namespace e ogni directory che create all'interno di questo file system è un ambiente isolato. Spero che siete tutti un po' avvezzi alla linea di comando Unix. I primi due comandi, vabbè, il primo crea la directory di cgroups, il mount point, il secondo monta questo file system speciale dentro questa directory. Subito dopo creo il primo container, quindi una directory all'interno di questo file system. Questo file system, questa directory appena creata, automaticamente contiene vari file che fondamentalmente configurano i limiti di questo contenitore. Quindi nel primo caso do uno share di 1024. Allora, lo sharing funziona che su due container, tutti e due a 1024, otterranno il 50% di CPU. Se uno dei due è 512 vuol dire che l'altro ne otterrà il doppio. Non so se mi sono spiegato, ok. L'altro che ci interessa a noi è il memory limit.
ovvero gli specifico che tutti i processi che girano all'interno di questo contenitore dovranno vedere il sistema come se abbia soltanto 200 MB di memoria e non possono uscire da queste allocazioni. Piuttosto che fare a manina, quindi crearvi l'ambiente, costruirvi script che creano l'istanza di WSGI e poi vanno inserito nel cgroup, potete direttamente configurarlo dentro WSGI con la direttiva cgroup che identifica in quale gruppo far girare questo vassallo. Allora, qui in realtà non vi ripetete, try dovrebbe aumentare la leggibilità. Nel caso di WSGI, ogni volta che provate a usare scorciatoie sembra sempre più criptico. Guardate il primo customer. In realtà il file di configurazione di WSGI può definire variabili che poi possono essere richiamate con la sintassi tipica di Python % parentesi. Non so se è chiaro tutto, quindi definisco all'inizio la variabile customer e poi la riutilizzo nuovamente per definire il mio cgroup e poi anche per with git. E poi utilizzo questo ciclo for, che in realtà è proprio una forzatura perché per tre elementi non valeva la pena di andare a discapito della leggibilità, per fare il binding sui tre socket per tre domini diversi. Andiamo ancora sul più intricato, potete utilizzare un sistema di templating, vi consiglio di partire dalla configurazione in basso, che è un vero vassallo, che quindi definisce, abbiamo visto prima, una variabile customer, per %n sarebbe il nome del file del vassallo tranne l'estensione, quindi in questo caso corrisponde esattamente a customer 001. Quindi automaticamente mi trovo che la variabile customer corrisponde a customer 001, poi mi invento altre due variabili per definire i limiti e poi mi carico il template, nuovamente utilizzando una direttiva ini, che definisco sopra e che estende il file di configurazione. Perché questo giro? Perché se ci ragionate un attimo, non ho bisogno, guardate il file di configurazione in basso, quello del vassallo, non ho bisogno di definire nuovi file di configurazione, posso semplicemente crearmi dei link simbolici a questo, che si chiamano customer 002, customer 003.ini, eccetera, eccetera. Quindi posso aggiungere istanze semplicemente facendo dei link simbolici. Tutto chiaro? Dubbi? Allora, questo diciamo è uno scenario abbastanza semplice. Andiamo sul complesso quando vogliamo mettere Nginx su un'altra macchina, quindi avere una serie di server di front-end e diversi server WSGI che stanno dietro, pronti per gestire le vostre applicazioni. Tendenzialmente il numero di proxy e web server è sempre inferiore a quello degli application server perché il vero carico è sugli application server. Allora, la seconda soluzione che dà il progetto WSGI per questo problema è il fast router. Perché? Perché prima di tutto, perché abbiamo bisogno del fast router? Perché se abbiamo diversi utenti sulla nostra macchina, tutti con la libertà di poter aggiungere direttive socket, quindi creare nuove socket, significa che io, customer 002, posso creare il socket example.com che in realtà è di proprietà del cliente 001. Quindi ci vuole uno strato in mezzo che governi la gestione dei nomi di dominio. A livello di Nginx cambia semplicemente che a differenza di avere una connessione ai socket dinamica, mi collegherò sempre alla stessa istanza di WSGI, perché il fast router parla il protocollo di WSGI, che si preoccuperà di distribuire le ricerche, fare le richieste, fare il load balancing e addirittura gestire i nodi che muoiono per i vari motivi, e lo lanciate con il comando che vedete sopra, WSGI-fastrouter. Il subscription server lo vediamo subito dopo. Questa quindi è la nostra nuova architettura. Abbiamo n macchine su cui gira Nginx più questo fastrouter e n WSGI server pronto a gestire le vostre applicazioni. Allora, cos'è il subscription server che abbiamo visto qua? Come dicevo all'inizio, se per aggiungere una nuova configurazione, un nuovo cliente, dovrei avviare un servizio, qualcosa non va, mi sto assumendo un rischio. Il fast router non fa altro che controllare una sua tabella interna, un semplice key value store. Se richiedo example.com, si va a cercare in questa tabella a quale socket corrisponde e gira la richiesta a questo socket. Questa tabella viene costruita dinamicamente dalle istanze stesse, quindi le istanze stesse non fanno altro che collegarsi all'address, che sarebbe 192.168.0.17.30.22, scegliete gli indirizzi che volete, e gli comunicano su quale dominio, di quale dominio vogliono ricevere le richieste. La future sotto
ignoratela perché in realtà ci ho trovato un bug stanotte, quindi è meglio non farvela assaporare. Allora, quindi il nostro nuovo vassallo diventa così. Anziché avere le varie direttive socket, in realtà iscrivo la mia istanza ai vari domini. Attenzione al terzo, se il mio web server è in ascolto sulla porta 8080, dovrete specificare questa sintassi qui perché sarà quella che l'utente avrà sul browser e sarà l'header host che verrà passato da Nginx all'istanza. La nuova direttiva socket, questa sintassi qui, è quello che vi permette di non starvi a preoccupare di come assegnare le porte, gli indirizzi, eccetera, eccetera. Quando definite un indirizzo con l'asterisco, automaticamente WebGL va a cercarsi l'interfaccia di rete e la prima che trova che corrisponde a questa maschera viene utilizzata. Il 2.0 indica fammi il binding sulla prima porta disponibile. Come fa il fast router a sapere a quale porta collegarsi, visto che facciamo il binding su una casuale? Glielo dire col sistema di iscrizione. In realtà, nel pacchetto che l'istanza invia al subscription server, gli dice guarda, io voglio ricevere le richieste per example.com. E giramele a questo indirizzo. A quel punto verrà passato l'indirizzo reale su in cui effettivamente è stato fatto il binding su una specifica porta. Diciamo che quello che abbiamo visto fino adesso è un ambiente semi-trusted, diciamo. Si può ancora utilizzare con relativa sicurezza. Se invece vogliamo permettere ai nostri clienti di scriversi le loro configurazioni di WSGI, e vi assicuro che non è una cosa brutta, perché adesso il caso specifico è di WSGI, ma potrebbe valere per qualsiasi application server, un utente potrebbe avere necessità di configurazioni estremamente particolari, addirittura su una parte banale come quella di scegliere l'ambiente di concorrenza, che può essere multiprocesso, multithread, sarebbe opportuno che se lo sceglie il cliente, piuttosto che ogni volta che vuole cambiare qualcosa ci telefona a noi. La prima soluzione, che è, diciamo più che altro è un hack per evitare di stare a lavorare troppo, è la modalità Tyrant dell'Emperor, ovvero vi evita di dover specificare, aspettate che torno indietro, UID e GID per ogni file, per ogni vassallo. Perché? Perché se diamo il potere all'utente di scriversi il suo file di configurazione, lì potrebbe mettere qualsiasi UID e GID vuole, addirittura root. Se lanciamo l'Emperor in modalità Tyrant, lui si andrà a vedere i permessi del file del vassallo, quindi parto dal presupposto che avrete dato magari accesso SSH al vostro cliente e quindi può scrivere solo file con il suo proprietario, e quindi il vassallo che andrà a creare avrà i suoi permessi e quindi l'Emperor se ne accorge e automaticamente fa il set UID su quelli lì. Da questo momento in poi siamo completamente untrusted. Perché come ho detto prima, l'utente a questo punto può creare quello che vuole. Un approccio che ho fatto seguire a vari clienti che hanno cercato di costruire pass in giro per il mondo, addirittura è di fornire un emperor ai loro clienti. Quindi io, cliente del servizio, decido ok, voglio poter avviare n applicazioni WebGI diverse, non mi interessa, e anch'io sfrutto il sistema dei vassalli. A questo punto, io, amministratore di sistema, devo semplicemente configurare un vassallo per quel cliente, non per la sua applicazione, con i suoi limiti, quindi girerà nel suo cgroup, e aggiungo la direttiva Emperor. Da questo momento in poi, ogni volta che il cliente aggiunge un file dentro la sua directory vassal, avvierà una sua nuova applicazione. Quelli più svegli di voi se ne saranno già accorti, il sistema di sottoscrizioni è insicuro, perché io posso iscrivermi con il nome di dominio che voglio. Addirittura nella directory contrib del progetto fornisco uno script perl per farlo. Proviamo a renderlo sicuro. Qui andiamo un pochino sul complesso. Un'iscrizione al fast router implica l'invio di un pacchetto UDP, che include il nome del dominio, l'indirizzo su cui girare le richieste e vari parametri, da qui il peso, se voglio fare un load balancing più specifico, ad esempio so un hardware che è il doppio più potente di un altro, voglio che il doppio delle richieste finiscano nell'hardware più potente. Chiunque, come abbiamo visto prima, può mandare questo tipo di pacchetto al server, al subscription server. Per evitare che questo succeda, visto che siamo in un ambiente untrusted, nel ramo 1.3 di WSGI è stata inserita la possibilità di firmare con chiavi RSA i pacchetti di sottoscrizione che inviate. Il fast router a questo punto ha bisogno di un suo database interno per verificare che il nome con cui vi state iscrivendo sia innanzitutto tollerato dal sistema, e
e che soprattutto siate effettivamente voi che vi potete iscrivere per quel dominio. Questo database non è altro che una directory che contiene le chiavi pubbliche RSA del cliente. Mi rendo conto che può sembrare una cosa estremamente complessa, però in realtà si riassume in questo. Io cliente mi genero la mia chiave privata, con il primo comando che vedete. Da questa chiave genero la parte pubblica, che è quella che darò al mio fornitore, diciamo l'amministratore di sistema del fast router. Io amministratore del fast router prendo questa chiave e la copio nella directory etc domains, che sarà il mio database di domini autorizzati, semplicemente dandole il nome del dominio. Quindi ogni volta che arriva una richiesta, il fast router controllerà se nella directory etc domains esiste example.com.pem e verificherà che se il pacchetto di iscrizione che gli è arrivato dall'istanza matcha con la chiave pubblica che ho installato. Questo è il setup finale del nostro fast router. Qui aggiungo la direttiva master di UVGI, che si occupa di monitorare che il fast router non esploda, si blocchi. Io parto dal presupposto che qualsiasi software schivo faccia cacare, quindi voglio che ci sia un governor, diciamo, che controlla che non sia crashato, che sia bloccato, eccetera, eccetera. Quindi il master lo metto sempre. Abbiamo il fast router in ascolto sul socket che abbiamo visto prima. E per ora prendetelo come una cosa figa, però poi ve la spiego dopo. Il subscription server questa volta lo metto in ascolto su un socket multicast, vi spiego poi dopo perché. E in più aggiungo anche una direttiva stats, perché UVGI è un suo sistema interno di monitoraggio, è basato su un sistema molto semplice. Metto in ascolto i vari componenti di UVGI su un determinato socket, ogni volta che mi ci collego, via telnet o quello che volete, ricevo in automatico un JSON sullo stato del servizio. Nel caso del fast router, questo JSON include anche tutto l'elenco dei client che si sono iscritti, quindi avrò l'elenco dei domini, quante richieste hanno ricevuto, come sta funzionando il load balancing, eccetera, eccetera. E l'ultima opzione, quella che abbiamo visto prima, abilito il sistema di iscrizioni sicuro. La sintassi è questa: il primo è l'algoritmo di digest, in questo caso ho utilizzato SHA-1, potete usare MT5, utilizzate quello che volete, qualsiasi cosa sia supportata da OpenSSL va bene. Due punti, la directory in cui ho le mie chiavi. Questa invece è una configurazione di un vassallo, così come dovrebbe essere per supportare il nuovo sistema. All'inizio definisco un paio di variabili, ok, SSS e secure, per evitare di dovermele ripetere dopo. Occhio a Secure, che abilita l'iscrizione utilizzando la vostra chiave privata e lo SHA-1. Occhio che il vassallo e il subscription server devono utilizzare lo stesso algoritmo di hashing, quindi SHA-1 di qua, SHA-1 di là, se MD5 di qua, MD5 anche di là. Attenzione alla direttiva subscribe2, lo 0 in viola è un limite della sintassi di UVSGI che è basata sulle posizioni. Lo so, è una porcheria. Fondamentalmente, siccome UVSGI non supporta solo applicazioni Python, ma anche Ruby, Perl, PHP, ognuno di questi corrisponde a un numero, il cosiddetto modifier. Lo 0 è quello che corrisponde a Python. Quindi se io avessi applicazioni Perl, il cui modifier è il 5, il mio subscript2 cambierebbe in 5 anziché 0. Nuovamente il socket che fa il binding sulla prima interfaccia è disponibile. E il resto resta tutto uguale. Allora, adesso abbiamo un ambiente relativamente sicuro. Guardatevi, se dovete costruire un'architettura del genere ovviamente, la documentazione dei cgroup, perché a ogni release del kernel viene aggiunto un nuovo tipo di limite che potrebbe fare al caso vostro. Adesso ho fatto soltanto come limitare CPU in memoria, ma ci sono limiti per ogni cosa. Siamo qui tutti, spero, per mangiare grazie al nostro lavoro. Quindi vi do un po' di trucchi anche per cercare di risparmiare risorse. Il primo è per i vostri vassalli: cercate di fare il maggior uso possibile della modalità idle e chip. Entrambe cercano di avviare i processi solo quando ce n'è effettivamente bisogno. Se idle praticamente prende un timeout come argomento, idle 60 dice: se dopo 60 secondi di inattività della mia applicazione, spegnila, perché tanto probabilmente non la sta usando nessuno. Mi sta venendo un'altra parolaccia. C'è poi una funzione, l'Emperor ha varie funzionalità aggiuntive, alcune saranno aggiunte nella prossima versione. Una delle prime che è stata aggiunta è la possibilità di ricevere eventi, come riavviare le istanze, cancellare le istanze, aggiungere nuove istanze via MQP, quindi via RabbitMQ. A me onestamente questa cosa non l'ha mai fatto impazzire, però mi hanno pagato per realizzarla, quindi io non ho detto A. Però onestamente credo che l'approccio a file system sia molto più semplice da gestire, soprattutto da scalare facilmente.
TSM è un'idea che mi ha dato qui Giacomo Bagnoli l'anno scorso. Fondamentalmente utilizza una nuova funzionalità di kernel Linux. In pratica è un demone lato kernel che continuamente fa lo scanning delle aree di memoria e se ne trova due uguali le mergia. Può essere un buon modo di risparmiare memoria, soprattutto se avete tanti clienti con applicazioni simili, o può essere completamente inutile per il sistema di garbage collection o gestione di referenze che ha Python, perché fondamentalmente ogni volta che accedete a un oggetto viene aumentato un suo contatore interno e questo per forza di cose tende a modificare le pagine di memoria e quindi è improbabile che abbiate molte pagine di memoria condivisibili. In realtà non è così tragica la situazione perché Python non modifica reference counting per i code object. UVGI stesso non fa modifiche una volta che l'applicazione è avviata, quindi i 2 mega circa che occupa UVGI in memoria ve li potete salvare tranquillamente, quindi se avete 100 istanze di UVGI anziché sprecare 200 mega ne sprecherete soltanto 2. Stiamo parlando di ambienti molto grandi, quindi anche risparmiare il piccolo significa sempre amplificare e in realtà andare a risparmiare parecchi soldi. Monitorate sempre i servizi e educate i vostri utenti a tenerli sempre sotto controllo. Vi ho detto che UVGI è un ambiente, diciamo un framework per la gestione delle statistiche via JSON, ce l'ha anche l'Emperor, quindi oltre a vedere lo stato delle sottoscrizioni potete vedere anche l'Emperor quali vassalli sta gestendo e il loro stato. Vi ho accennato prima al sistema di multicast. Non lo spingo troppo perché purtroppo servizi come Amazon non supportano le richieste multicast. Vediamo se lo ritrovo. Se fate partire 3 fast router su 3 macchine diverse con questa stessa configurazione funzioneranno tutte e 3, perché ovviamente più server possono fare il binding su un indirizzo multicast. E il vantaggio è che io posso aggiungere tutti i fast router o istanze Nginx che voglio senza dover dire ai clienti andate a modificarvi il sistema di sottoscrizione, perché ogni richiesta di iscrizione che faranno sarà una richiesta multicast e arriverà in automatico a tutti i fast router. Capisco che il sistema sicuro basato sulle chiavi RSA possa essere un po' faraginoso, soprattutto se non si è dell'ambiente. Se magari siete più addentrati col networking vi sarà probabilmente più semplice utilizzare i P-tables o comunque il sistema di firewall che preferite per proteggere i pacchetti in uscita dai vassalli. C'è un bel modulo nel kernel Linux che è il modulo owner e praticamente vi permette di sapere l'UID, lo user ID del processo che sta generando un determinato pacchetto, quindi magari potete costruire il vostro firewall in modo che l'utente customer 001 non possa inviare pacchetti di un determinato tipo eccetera eccetera. Secondo me è ancora più complesso, però lo faccio comunque presente. Quest'ultimo è per aumentare ulteriormente la sicurezza. Date un'occhiata alle opzioni Unshare e Namespace, sempre di UVGI, che permettono di abusare del sistema di Namespace di Linux. Quindi, ad esempio, potete nascondere i processi degli altri utenti ai vassalli di un vostro determinato cliente. Potete evitare che la memoria condivisa di un utente sia accessibile da un altro, quindi ognuno di loro avrà la sua IPC Shared Memory. Ognuno dei vostri clienti potrà addirittura avere un suo hostname diverso. Namespace è una variante evoluta del chroot, che come forse gli amministratori di sistema che seguono di più la sicurezza di voi sapranno, non è proprio il modo più sicuro di proteggere i file e directory dei vostri clienti. Namespace utilizza appunto il sistema di namespacing di Linux per creare ambienti, quindi file system completamente isolati. Quindi l'utente customer 001 avrà il suo root file system, lo 002 il suo, eccetera, eccetera. Questo approccio a me personalmente non piace perché dovremmo dare ad ognuno di loro sistemi diversi, implica che li devo amministrare tutti quanti in blocco e non è una cosa vincente. Cosa manca in questa architettura? Non ho praticamente fatto accenno al serving dei file statici, fondamentalmente perché mi piace molto l'approccio del multi-tenancy, ovvero i file statici sono gestiti da sistemi esterni, può essere altre istanze di Nginx o può essere S3, quindi mandarli su cloud. E anche perché UVGI stesso ultimamente
ed è questo l'approccio utilizzato per esempio da ActiveState Staccato per la loro piattaforma di clouding, è far servire i file statici direttamente a WebSGI, che ultimamente ha aggiunto varie opzioni per poter gestire in maniera efficiente. Non parlo assolutamente dei long running task, che può essere Celery o Memcached, quello che volete. Lascio a voi l'implementazione di questo aspetto, o addirittura potete utilizzare la funzionalità Touch Daemon di WebSGI, quindi lo mettete direttamente nei vassalli, che vi dà modo di poter gestire processi esterni direttamente da WebSGI. Non tocco qui dalla base perché non è il mio mondo e onestamente non sono ancora in grado di farli scalare come voglio io. E per favore, se costruite delle infrastrutture del genere, date l'SSH agli utenti, perché lo vogliono, non c'è niente da fare, gli serve, non trattate tutti gli utenti come se fossero degli incapaci, l'SSH non è per i guru, l'SSH è per tutti, datela a tutti. È un messaggio per l'utente? Sì. Sì. No. Su cosa si sta lavorando sempre dal lato di WebSGI? Mi sono accorto che le chiavi RSA fanno schifo a tutti, mentre quelle SSH piacciono a tutti, allora proverò ad aggiungere il supporto per le chiavi SSH. Proverò a rendere la Touch Daemon più intelligente, perché adesso è brutale, ogni volta che riavviate un'istanza lui ammazza tutti i processi che avete attaccato con la Touch Daemon. E siccome vedo che questo problema dei processi esterni, ripeto, Celery, Memcached, Redis, quello che volete, è molto sentito, quindi ci lavorerò ancora. E poi ho molte richieste per aggiungere altri sistemi di gestione degli eventi per l'Emperor tramite ZRMQ Redis, non so se ci saranno nella prossima versione, quando ci lavorerò, eccetera, eccetera. Quello che invece è importante dal punto di vista delle performance, si sta lavorando a avere connessioni persistenti dal fast router e le istanze di WebSGI. Non si possono avere connessioni persistenti tra Nginx e il fast router, o Nginx e WebSGI, perché Nginx non supporta questo tipo di per adesso. Non supporta questi tipi di... No, non li supporta. Nella 1.3 c'è un abbozzo. Allora, un po' di fuck. C'è un overhead utilizzando il fast router, perché fondamentalmente stanno mettendo un ulteriore processo e quindi un'ulteriore connessione nel mezzo. L'ho misurato più e più volte. Se in realtà l'overhead è trascurabile, siamo tra i 5 e i 20 microsecondi, quindi ovviamente parliamo di niente. Addirittura il key value store del sistema di sottoscrizioni è stato ulteriormente ottimizzato nella 1.3, ho fatto un commit un paio di giorni fa che aggiunge un'ulteriore ottimizzazione, adesso l'algoritmo è completamente O1, non so se sì, vabbè, avete capito, quindi posso avere anche 1000 nomi di dominio, il costo computazionale sarà sempre lo stesso. Molti, soprattutto nella mailing list di Web2Buy, mi chiedono se c'è ancora bisogno di Nginx per architetture del genere. Secondo me sì, fondamentalmente perché allora mi sono dimenticato un pezzo. Quello che io chiamo fast router in realtà parla il protocollo WebSGI e gira richieste WebSGI. Nel progetto sono disponibili altri tipi di fast router, uno che parla HTTP, un altro che parla HTTPS e un altro che parla TCP grezzo. L'utilizzo adesso mi sfugge, però mi hanno commissionato. Quindi molti mi chiedono, non posso direttamente utilizzare l'HTTP router che ha già embeddato il sistema di sottoscrizione e quindi mi tolgo completamente un livello? Secondo me è ancora presto, non ho la presunzione di dire che l'HTTP router sia allo stesso livello di solidità di Nginx, quindi per ora fate affidamento su Nginx, anche perché supporta seriamente l'HTTP 1.1, quindi connessioni persistenti, pipelining, cosa che l'HTTP router supporta un po' così, quando si ricorda. Posso costruire la prossima pass, il prossimo provider, il prossimo fornitore di hosting con questa infrastruttura? Sì, ce ne sono tanti che stanno nascendo proprio con questa infrastruttura. C'è addirittura un progetto open source di Lucas, dove Riccardo Mierzva? Ok. Sì, su GitHub purtroppo non ho trovato la URL, perché l'ha rilasciato da pochissimo, ci ha lavorato a porte chiuse per oltre un anno, e potrebbe essere un progetto carino. Lui si è concentrato di più sul load balancing automatico. Domande? Nessuna domanda? Anche su cose di cui non ho parlato. Sì, sul tempo. Nessuna domanda? Quello tu dici dell'SSH è per tutti, no?
Beh, io fornitore avrò il backup, se sono un fornitore malvagio glieli faccio anche pagare per ripristinarglieli, però cacchi loro. Mi chiede se dare SSH a tutti implica un lavoro aggiuntivo, perché magari l'utente si carica, si cancella tutti i file, i directory e rimane offline. C'ha milioni di modi, gli utenti hanno sempre infiniti modi di autodanneggiarsi. Cioè, immaginate il settore in cui lavoro. Ah, che cosa è successo? 9 volte, anzi 99 volte su 100 il cliente ha fatto tutto da solo, in modi inimmaginabili, cioè rimango sempre stupito da quello che riescono a concepire. Però preferisco avere questo rischio, ovvero dover dire a un cliente se è un pirla, piuttosto che dirgli guarda, non ti do SSH perché non riesco a rendertela sicura. Perché poi fondamentalmente è quella la motivazione. Rendere sicura SSH non è semplicissimo, ma adesso ci sono tecnologie per farlo, diamolo. Perché nonostante sia un macaco, come MacUser, non sono assolutamente d'accordo sul trattare tutti gli utenti come scimmie. Cioè, se non ci scordiamo che ci sono anche utenti che insomma sanno dove mettere le mani, non ci dimentichiamo di loro. So. Perché le chiavi RSA fanno sempre quelle di OpenSSL, fanno sempre schifo? Cerco di capirlo. Forse perché gli scoccia utilizzare il comando OpenSSL, perché ha un miliardo di opzioni e quindi spaventa a prescindere. Mi chiede. Cacchio, scusa. Mi chiede perché agli utenti non piacciono le chiavi RSA. Allora, innanzi a questo, alla risposta teoria, volevo anche aggiungere il fatto che GitHub ha educato gli utenti a crearsi le chiavi SSH, a questo gli va dato il merito. Grande passo avanti. E io onestamente da quando c'è GitHub non ho mai avuto un cliente che mi ha chiesto come si creasse una chiave SSH, e quindi parto dal presupposto che se implemento questo sistema con le chiavi SSH sarà più facile per tutti gestirlo, piuttosto farglielo piacere. Tanto poi alla fine creare una chiave SSH o RSA abbiamo visto che cambia poco. Altre domande? Nessuna? Cosa da aggiungere? No, a posto così. Grazie a tutti. Perfetto. E voglio cogliere questo tempo avanzato per ricordarvi nuovamente gli impegni che ci saranno oggi: il Python Griddle alle 21 questa sera nella sala Pizza Margherita. Il vincitore otterrà